Don Silvano Bracci, lei è autore di tanti libri, l'ultimo uscito poco tempo fa. Innanzitutto, come si intitola e di che cosa si tratta? San Paterniano Vescovo. Era da tempo che pensavo, dico, ma questo San Paterniano, chi era e quando è vissuto? Se veramente è vissuto, perché qualcuno si pone l'interrogativo. E io da un pezzo che ci riflettevo e ho cercato la documentazione. In effetti non esiste documentazione né scritta, nemmeno quella in peritura, ma alla fine sono riuscito a trovare qualcosa che ci dice appunto San Paterniano è esistito. Lo collochiamo intorno al IV-V secolo d.C., nato circa il 275, morto circa intorno al 360. Le memorie di San Paterniano sono quelle ricostruite nell'ambiente monastico medievale che troviamo nei codici, che però non è attendibile, perché ricostruivano queste biografie del santo del giorno prendendo spunto da un santo all'altro, poiché non avevano documentazione, memoria, eccetera. Qual è allora il punto di riferimento? Prima di tutto la memoria tramandata oralmente dai cristiani di Fano, un piccolo gruppo inizialmente. Forse San Paterniano è stato il primo vescovo, è possibile, non ci giuriamo, anche se i nostri scrittori fanesi antichi dicono di San Pietro, Sant'Apollinare, un anonimo vescovo. Il libro è frutto di tante ricerche. Prima di tutto riprendiamo questi manoscritti, appunto il codice chiamato Nonantolano. Noi dobbiamo rifarci a come i primi cristiani hanno dimostrato un amore verso il loro vescovo, soprattutto come lo hanno composto in una cassa nel momento della sua morte. Dobbiamo pensare che i cristiani si potessero radunare nella zona cimiteriale, quella che oggi si chiama Via dell'Abbazia, il ricordo dell'Abbazia di San Martino. Lì è rimasta una chiesetta, il tempietto, quello che i fanesi chiamano San Paternianin, perché il Papa nel 1500, nel dare il permesso di trasferire le spoglie di San Paterniano dentro la città, disse prima dovete lasciare una memoria in modo che rimanga lì segnato il posto dove per oltre 1600 anni era sepolto il santo. A Fano noi festeggiamo il 10 di luglio. Nelle vecchie scritture liturgiche si dice in festo translationis corpori santi paterniani, cioè nella festa della traslazione di San Paterniano. Ma attenzione, non è quella del 1551, 10 luglio, che fu scelta perché si rifanno alla prima traslazione. E la prima traslazione è questa riesumazione della cassa posta in un sarcofago di marmo dentro questa chiesetta. E il sarcofago verrà, insieme alle spoglie di San Paterniano, trasferito nella grande basilica nel 1551. Questo è un grande segno di venerazione e quindi è un documento storico nei confronti di questo vescovo di nome Paterniano. E in merito a questa chiesa che non esiste più? C'è rimasto il segno, il San Paternianino, però abbiamo la famosa pianta del Bleu, un olandese del 1600, dove ancora lui ci fa vedere la pianta di Fano, fuori delle mura, la duplice chiesa di San Martino e quella di San Paterniano, che poi verrà demolita e rimane il segno che il Papa aveva chiesto. Dove è possibile trovare il suo libro? Il mio libro lo potete trovare, a parte che anche se mi cercate in curia lo potrei offrire, ma anche alla chiesa di San Paterniano, per esempio, o forse in qualche altra libreria.